E salutiamo Natascia Stefanenko. Buonasera. Antonella Clerici. Federica Panicucci. Claudio Lippi. Flavia Vento. Rosanna Cancellieri. Adriana Gherardi in vivere, Sara Ricci. No, Teodora Stefanova. E ancora Emanuela Folliero. Bene. Allora, è un antropologo, un medico chirurgo che ha scritto questo libro, un po' insomma, che si chiama Donna, l'animale inferiore, il professor Adamo Raspelli. Buonasera professore. Buonasera, si accomodi. Prego. Lo facciamo vedere il libro, me lo vuol dare? Eccolo qua. Donna, l'animale inferiore. Devo dire. Silenzio! Silenzio! Professore, su cosa basa questa sua teoria sull'inferiorità della donna? Sono tecniche antropologiche, scientifiche, ne parlavo con l'avvocato anche l'altro giorno a Torino. L'avvocato Agnelli? Chiaramente. Sì. E allora? Io sono innanzitutto un antropologo, non è che invento delle cose, sono cose che si studiano. La donna ha un cervello inferiore, il peso del cervello di un uomo è 1940 grammi. La donna 1.400, la donna è sciocca dentro. Prego. Esperienze con femminili nella sua vita, ha avuto delle brutte frequenze, se le ha avute. Io non ho esperienze, le donne le uso quando servono, se no le cavo. Ma le trova, scusi. Scusi, ma perché lei riesce veramente a trovare delle donne che vengano con lei? Io ho avuto più di una donna, ho avuto delle giovenche fantastiche da ragazzo. Io ho avuto dei rapporti con donne fantastiche, donne che sono impazzite per me. Ma lei che per esempio è una verissima ragazza, perché deve diminuirsi con l'uso del cervello, che è una cosa così noiosa? È così noiosa e tedioso. Vede, per esempio ci sono, se posso citarle, anche alcune donne le quali si sono conservate bene nei primi anni di matrimonio. Mi cito, se non le spiego. Dopo pochi parti non tarda a comparire il decadimento. E come se ne vanno bellezze e forze fisiche, se ne va anche il cervello. Cioè, partoriscono e rimbambiscono anche. Questo è una cosa provata, se vuole. Lei è un esempio raro di homo ridens. Io la ringrazio. Lei è una delle pochissime donne che io stimo in televisione, è uno dei mezzi busti più evoluti dal punto di vista femminile. Infatti, secondo me, lei ha un cervello superiore. Ma questa è una cosa abbastanza rara, insomma, è del tutto inutile. Tra l'altro, però vi trovo sostanzialmente, diciamo la verità, d'accordo con le sue tesi. No, perché... siamo allibite più che altro, cioè no, stiamo tentando di capire dove vuole arrivare. Io ho invitato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Questa è la prova, Costanzo, questa è la prova provata che 8 cervelli non ne fanno uno. Aspetta un attimo, quella signora che parla tanto, parli lei dato che non parlano loro. Che cosa ne dice del detto che la donna gliela fa anche al diavolo? Che cosa ne pensate? In realtà è un detto antico, questo è un motto che risale al 1423. Signora... Quindi eravamo forti anche nel 1400. Ma vi bruciavamo, no, signora! Buono. E allora, vediamo un po' se qualcun'altra donna mi racconta quando ha perso la testa, via. Anche un uomo, vuol dire lei quando ha perso la testa, questo signore qua. Prego. Io per una ragazza di Napoli. Lei ha sofferto? Abbastanza, sinceramente abbastanza, perché ora è stata la ragazza più bella che ho visto in vita mia. Oh. Ma che bello, però. Ma non è bella questa cosa. Gli uomini hanno detto delle cose. Lui, che è un ragazzo, devo dire, gli uomini perdono evidentemente più la testa. O comunque. Ma per che cosa la perdono? Le donne non... Ma per che cosa? La perdono per un paio di chiappe, per qualcosa, non mi dica che sei innamorato, dai.
questo. Andiamo, non sia sciocco. Ma lei mi sembra un po' arido, un po' misogino, ma si è mai innamorato, mai perso la testa per una donna, mai fatto qualche cosa di pazzesco? Io ho amato ogni donna che ho coperto. Quante? Lei ha coperto, vuol dire che è un animale. Lei ha delle espressioni. Si sta dando dell'animale. Come dice il Don Giovanni, a conquistare la vendetta il ciel m'aiuta. Io punisco e abbandono, ma amo. Io le penetro col cervello. No, ma lei magari si è abituata a usare le donne senza cervello, perché con lei andrà una donna senza cervello. Lei da lei come si chiama? No, questo è un po' eccessivo. Senta, scusi. Mi dica. C'è differenza tra le donne bionde e le donne more? Se sono tinte, no. Scusate, grazie della sua testimonianza. Provate a spiegarglielo alla professione. Cioè, lui sostiene che in realtà l'uomo si innamora e perde la testa per il corpo e l'immagine, c'è tutta la pubblicità di all'inizio è chiaro, cioè, una per volta, parlate una per volta. Se vi permette una cosa, questa è la prova provata. Le donne insieme parlano insieme, tutte parlano, niuno ascolta, diceva il poeta. Come vede, parlano senza pensare, danno vento. Invece sa cosa succede con lei? Che quando lei parla nessuno l'ascolta. Che c'è, vento, prego. Devo dire che un uomo deve essere affascinante invece che bello. Preferisco un uomo brutto, però, che ha più cultura. Mi dia un bacio, vento, venga qua. Però, un attimo. Voglio dire una cosa, Costanzo. Prego, professore. Questa è quella fanciulla che sta in quella gabbia di vetro, no? È lei, sì, è lei. Allora, io mi chiedo, scusate. La gabbia di vetro ha un ruolo? Sì, ho capito. Lei, nella gabbia perché si chiama, come si chiama fanciulla? Vento, Flavia Vento. Sì. Vento, l'unica cosa che aveva nel cervello, perché non l'ha tenuta dentro. Lei è ignorante. Vorrei dare un bacetto di pace alla Vento. Lei? Non lo so, vuole venire a dare... Prego, se la Vento è d'accordo. Meglio che la... Un bacetto di pace alla Vento.